10 gennaio, oggi ricordiamo un beato lucano della Basilicata, ma è un beato molto interessante, una figura molto molto interessante, naturalmente di francescano. Io sono anch'io terziario francescano e amo particolarmente le figure francescane. Laurenzana è un ridente paese dell'interno della Basilicata, ricco di storia, di circa 3.000 abitanti attualmente, ed ha come tesoro spirituale questo corpo incorrotto del beato Egidio da Laurenzana, appunto. Chi era questo Egidio da Laurenzana? Era un giovane bravo di nome Bernardino, si chiamava nel mondo, che viveva quasi solo in chiesa. Infatti si tramanda di lui, prima che si consacrasse a Dio tra i francescani, che si adoperava molto nella vita parrocchiale, non solo, ma si era restaurata una cappella intitolata a Sant'Antonio e lui era stato un po' il coordinatore del comitato spontaneo che era sorto. A un certo punto della sua vita, probabilmente nel pieno della giovinezza, possiamo pensare, anche se non abbiamo documenti precisi, lui decide di entrare tra i francescani dell'Osservanza, il cui convento era appunto nella cittadina di Laurenzana. E lì inizia la seconda fase della sua vita, una fase della sua vita, un tempo della sua vita particolarmente benedetto da Dio, con fenomeni anche mistici non indifferenti. Si racconta infatti che egli digiunava quasi continuamente, si racconta che egli passasse le notti intere a pregare con ardore davanti al Santissimo Sacramento. Si racconta di un rapporto particolare che egli aveva anche con gli animali. E questa è una caratteristica che molte volte noi dimentichiamo della vita spirituale, cioè quando c'è lo Spirito Santo in una persona, si crea armonia anche tra quella stessa persona e la natura che lo circonda. Per cui anche gli animali feroci, questo si è potuto constatare anche in altri santi, anche il santo russo San Serafino di Sarov, no? Che incontrava gli orsi in mezzo al bosco e gli orsi non lo toccavano, ma pensiamo anche al lupo di Gubbio di San Francesco, pensiamo al rapporto straordinario che aveva anche San Charbel con anche gli animali velenosi, i serpenti che gli ubbidivano e se ne andavano quando egli comandava. Pensiamo a San Martino de Porres, il quale, come sappiamo, ordinò ai topi che infestavano il suo convento domenicano di lasciare il convento e lui promise loro, mantenendo poi sempre la promessa che li avrebbe fatti mangiare ogni giorno dopo il pranzo. Ebbene, quando c'è lo Spirito Santo nel cuore di una persona, si crea un'armonia con la natura, c'è un equilibrio nuovo, non solo con gli esseri che hanno la ragione, l'uso della ragione, ma anche con gli esseri irrazionali, guidati dall'istinto, quali possono essere appunto gli animali tanto feroci quanto fastidiosi, quanto gli animali invece che non hanno queste caratteristiche aggressive nei confronti dell'essere umano. E allora una caratteristica di Egidio da Laurenzana, del beato Egidio da Laurenzana, era che quando egli si metteva a pregare in giardino e andava in estasi, si penetrava all'interno della lettura, della preghiera, gli uccelli lo circondavano, si posavano su di lui, camminavano gli uccellini, i passeri, i canarini, eccetera, i cardellini, camminavano su di lui,
gli facevano danze attorno, cantavano attorno a lui e lui quasi non si accorgeva. Questo dono straordinario che aveva il Beato Egidio non è il solo dono straordinario di cui Dio l'aveva dotato, egli aveva anche il carisma delle guarigioni. Uscì pochissimo da Laurenzana, forse 2 o 3 volte al massimo, e una volta però si racconta che egli andò a Potenza e andò al convento, ancora convento francescano fiorente, della chiesa di Santa Maria del Sepolcro, è ancora una chiesa molto conosciuta a Potenza. Ebbene lì lui guarì il figlio di un principe, certo della Marra, che abitava lì a Potenza. Allora, una vita completamente donata al Signore nella preghiera, nella penitenza. E caratterizzata anche da un'altra cosa, il combattimento feroce con il demonio che gli appariva diverse volte. E lui naturalmente respingeva gli attacchi, le tentazioni, anche gli attacchi violenti del maligno. L'ultimo combattimento lo ebbe la notte di Natale del 1510, quando, mentre lui pregava dopo la messa di mezzanotte, davanti al Santissimo Sacramento, il demonio gli apparve e per una permissione divina prese l'olio della lampada che ardeva davanti al sacramento e glielo gettò addosso. Ecco, lui era già anziano. Lui era già anziano. Dopo questo incidente, dopo questo attacco demoniaco, egli fu costretto a letto fino al 10 di gennaio del 1510. E quindi, dopo 15 giorni di sofferenza, egli morì, si addormentò nel Signore. Potremmo anche dire che il demonio in questo modo l'ha ucciso, ma Dio ha permesso questa cosa appunto per la maggior gloria di Dio. Vi dicevo che il corpo del Beato Egidio è incorrotto ed è stato sottoposto a TAC poco tempo fa e i medici hanno trovato realmente la scottatura sul corpo del Beato Egidio. Quindi le analisi scientifiche hanno confermato la tradizione. Beato Egidio da Laurenzana, vincitore nella lotta contro Satana, aiutaci, prega per noi, donaci amore alla preghiera, a Gesù Eucaristia e alla Madonna Santa, Regina dell'Ordine Serafico.